Bentornati a Chick Chat per la nostra seconda metà della serata, insomma, insieme all'intruso maschile che andiamo a scoprire grazie agli oggetti che ci ha portato. Allora io mi avvicino al nostro tavolo dove trovo un, direi, mega spartitone, io che non vivo o sole mio, con tutta una serie di appunti, quindi appunti, punti esclamativi, eccetera. Quindi ho questo, poi ho una serie di CD, quindi vabbè, ho di fronte a me un musicista, era facile. Marco, grazie per essere, con noi, grazie, direttore d'orchestra, anche musicista, compositore. Cosa, che cos'è questo spartitone, allora, che ci hai portato? È la partitura del... Questa è una cosa che abbiamo fatto a Verona l'estate scorsa, su Rai 1, che presentava Antonella Clerici. E questo è lo spartito del duetto fatto da Anastasia insieme a Il Volo, che poi ha vinto Sanremo. Che poi ha vinto Sanremo, certo. Quindi qui tu puoi trovare tutti gli strumenti dell'orchestra. E voglio farlo vedere perché è un'opera d'arte questa ma cosa. Ci sono un sacco di scarabocchi, tanti colori, come vedi, tante indicazioni, cose. Senti, e mi hai portato questo perché? È perché è stata un'esperienza particolarmente emozionante, no, perché ce l'avevi sulla scrivania. È la prima che ho trovato oggi, quindi ho portato quello. Sì, no, era una delle ultime cose, quindi dai. Tu l'avevi capito l'anno scorso che Il Volo sarebbe stato... Beh, avevamo capito che Il Volo avrebbe fatto tanta strada e quindi quest'anno hanno fatto proprio il botto, quello vero. Ma a parte che comunque il botto l'hanno fatto prima negli Stati Uniti, in Sud America, hanno già fatto un sacco di cose, là, quindi sono stati solo confermati qua in Italia, il loro grande successo, sono giovanissimi, bravissimi, quindi è una bellissima operazione, quindi... Senti, hai condotto orchestre, insomma, in varie situazioni, però non possiamo che iniziare, visto il Volo, da Sanremo, dove... Da Sanremo, o se vogliamo anche da quello che poi mi ha portato ad arrivare a Sanremo, che è stato invece sempre a Verona con Ligabue nel 2008, che facemmo le famose 7 serate in arena con Luciano, la grande orchestra, ed è lì che mi vide appunto Gianmarco Mazzi, che allora era il direttore artistico del Festival, certo, di Sanremo. Mi ha visto su quel palco e mi ha detto: vieni un attimo qua con me. Che ho un lavoretto da farti fare. Facciamo due chiacchiere un attimo. Io voglio vedere un po' di foto, perché sì, appunto la tua carriera è lunga ed è anche, insomma, molto diversificata. I CD che ci hai portato, insomma, sono anche un esempio di questa tua poliedricità. Se Enrico ci manda le foto da commentare insieme, iniziamo proprio da quelle per raccontare un po' dietro le quinte del direttore d'orchestra. E iniziamo proprio qua, da quando ancora è pettinato, detto con tutto l'affetto. E qui quanti anni avevi? Qui avevo 5-6 anni, facevo la seconda elementare, credo. Quindi... E suonavi già uno strumento? No, ancora no, ancora no. Quando hai iniziato a suonare? Ho cominciato verso i 9 anni, quindi qualche anno dopo. E cosa suonavi? Ho cominciato con il pianoforte, insomma, la tastiera prima all'inizio, quella classica, non voglio dire marche famose, però avete già capito qua. Certo, quella rossa, quella lì che chiedevano i bambini. Quella lì, ma
Eccoti qua, però qui c'è un Vespino in mezzo. Qui sono sulle giostre di Cesenatico, dove io ho trascorso tutta la mia infanzia. Praticamente si passava io e mio fratello Davide insieme, facevamo 3 mesi d'estate come si faceva una volta, no? Che si stava da giugno a settembre a Cesenatico, e lì era una delle mie notti folli. Esatto. Questa facciamo un salto temporale, dove siamo? Qui siamo nell'88-89. Prima di andare, di scappare da qua e andare a Londra, dove poi ho vissuto e lavorato per 10 anni, e lì sono insieme a Charlie, più conosciuto come Charlie Rapino, qualcuno forse se lo ricorda come giudice ad Amici sul canale 5. Veramente una bella foto d'epoca, anni 80 qui. Questa è una foto che mi hanno fatto prima di salire sul palco di Sanremo, 2010, quindi con Antonella Clerici, dove stavano tentando di farmi una colorazione al bulbo, che però fallì miseramente e quindi poi mi sono sciacquato al volo in un attimo e sono salito sul palco. Ho capito, perché questo era... eccoti nel tua... Qui siamo a Verona nel 2008 con Ligabue, bellissimi, un grandissimo evento, un bellissimo concerto con Luciano, 7 concerti, tutto esaurito, è stata una bellissima esperienza, devo dire. Qui anche sempre con Luciano, però questo è 2000, questo mi sa che è l'ultimo, quindi 2013 abbiamo fatto. Insomma, veramente, veramente adesso abbiamo citato un paio di cose, però veramente c'è una questo palco con... Ah, beh, questo con Belen, Sanremo 2, cos'è, 2012 credo. Ecco, 12, e appunto mi riaggancio a questa foto, e al telefono con me ho Giorgia Olivieri, che è la nostra esperta di Chic Style. Sì. Perché, esatto, ciao, tu Giorgia. Non hai visto che la bella foto che stiamo facendo vedere adesso di Marco con la sua chioma particolarmente, diciamo, raggiante, e l'abbiamo visto anche prima mentre si faceva appunto trattare la chioma. Fallendo, è proprio di chiome. Giorgia, tu ci vuoi parlare? Dici tutto. Ma sì, io coglierei la palla al balzo, insomma, di parlare di una capigliatura particolare per cogliere l'occasione di parlare delle tendenze dei capelli di questa estate, diciamo, in primavera, estate imminente. E io penso che sia una buona notizia, i capelli in questo periodo, leggendo le riviste, non vanno più arricciati, pettinati, no. Insomma, non ci vuole più quella cura, diciamo, ossessiva che magari c'era stata fino a qualche tempo fa, ma leggendo le riviste, guardando un po' su internet e guardando anche un po' lo stile street che hanno le, diciamo, le hit girl, attrici, cantanti, non so, su Instagram, così va il capello molto naturale, quindi che non sia troppo liscio, che non sia troppo riccio, ma un po' anche come si sveglia, come uno si sveglia la mattina. Oppure, quindi perfetto magari... per Marco, che sono anni che porta avanti finalmente questa teoria. La moda. Lo dobbiamo ringraziare, mi hanno seguito, ha sdoganato il capello, diciamo, un po' più selvaggio. Mi hanno dato retta, mi fa piacere. Certo, possiamo dire quei capelli che quando noi magari abbiamo i capelli lunghi li leghiamo con una coda, insomma, li mettiamo un po'. Insomma, anche quel ciuccio, io lo chiamo, tradendo una origine dell'Italia centrale, che poi quando lo sciogli e fai così con la testa, la scuoti, no? Ti dà un po' quel mozzettino lì. Quindi, diciamo, una buona notizia per chi non voleva star pettinarsi. L'altra buona notizia essere, guardando un po' le passerelle, un po' di queste, sia a Milano che Parigi, così, Certo. Le sembravano tutte con i capelli sporchi. Sporchi. Per cui... Poi Okay. Sicuramente saranno delle acconciature come Anna Oxa, appunto, a Sanremo di qualche anno fa, che sembrava super naturale, in realtà avrà avuto 12 ore di trucco, però diciamo, se uno vuole un po' rifarsi a quella moda lì, i capelli un po' spiattellati, un po' unti, vanno di moda, quindi se uno è ancora sporchi più pigra di quella che non sporchi vuole, no, dice il maestro, maestro Giorgia, stai andando troppo in là, selvaggi, troppo in là. Sì, ma... Però teniamo presente, ti ringraziamo Giorgia, quindi capello sulla passerella, è stato visto, ci stai riferendo, sporco e spettinato. Sicuramente sarà stato pulitissimo, però l'area però era l'effetto, un po' quella. L'effetto. Bene, grazie Giorgia, grazie, è stato un contributo prezioso, preziosissimo.
proseguimento. Beh, però insomma, i tuoi capelli sono una nota distintiva. Sono così, guarda, come mi sveglio la mattina, io ci provo a metterli a posto, ma non sono sempre, vincono sempre loro, quindi... Torniamo però a vedere un po' di foto, perché ci servono per raccontare veramente un tuo percorso così, insomma, variegato. E ecco, qui dove sei? Ah, questa è Verona l'anno scorso, d'estate, che facevamo appunto quello spettacolo su Rai 1, e oltre a fare questo brano, che era un duetto con Il Volo, con Anastasia, che vedete di fianco a me, abbiamo fatto anche una versione orchestrale di un suo pezzo, di cui adesso non ricordo il titolo, però insomma c'era anche quello. Però c'è stato un pezzo di Anastasia, quindi si è prestata a cantare un pezzo suo e non solo O Sole Mio. Come è una grandissima professionista, Anastasia, com'è? Come essere anche una donna eccezionale. Ha una grinta, guarda, incredibile, veramente un carro armato, una macchina da guerra, veramente forte. E qui sei invece col nostro caro Gianni. Questo con Gianni nazionale e regionale, data la nostra provenienza. Esatto. E questo sempre Sanremo. Arrivo a questo, credo che sia 2011, credo, perché con Gianni ne abbiamo fatti due, poi di Sanremo, 2011-2012, e quindi ci siamo divertiti molto. Ecco quelle. Qui eravamo tutti assieme, io così volevo spaccare nuovamente qualcosa, e avevo un basso elettrico in mano, stavo facendo un po' il matto. E perché dici nuovamente? C'è una storia, racconta. Beh, la storia è che, non so se qualcuno si ricorda, che nel primo Sanremo del 2010, con Antonio Alighieri, il venerdì sera spaccai un violino sul palco. E cosa ti portò a questa scena topica, diciamo, di Sanremo? Ma io volevo portare il vero rock anglosassone sul palco di Sanremo, ma... Avevo proposto addirittura con gli autori, no? Cioè, prima di fare con gli autori, ragazzi, è un'idea bellissima, noi facciamo tutta l'orchestra, che ognuno spacca lo strumento sul palco, facciamo una scena pazzesca. E cosa hanno detto? Di budget, possiamo andare con un violino? Mi hanno detto, ma fatto così, guarda, vai. E quindi hai voluto, No, allora ho spaccato un violino a loro insaputa, io non ho detto niente a nessuno, ho comprato un violino cinese a uno dei violinisti dell'orchestra, e poi dopo, in diretta, l'ho spaccato, ormai era fatta. Era fatta, cosa dimostra? La rottura, diciamo, fra classico, rock and roll, un po'. Un gesto un po' alla Jimi Hendrix, volendo. Sì, pure. Assolutamente. Cioè. Senti, aspetta, prima commentiamo quest'altra foto molto colorita. Questa è con Daniel Ezrolov, il coreografo di Sanremo. Tutti i tre gli anni in cui ero a Sanremo c'è sempre stato lui come coreografo, un grandissimo coreografo che voi tutti conoscete, insomma. Certo. Ho fatto un sacco di, adesso magari link quella foto. Era particolarmente colorito, qui sei tu. Qui sono a casa. Allo studio di una partitura. Sto tentando di fare la persona seria, così con la partitura. Vabbè, questa è una foto, mazza, arancione di brutto. possiamo fare un po' di color correction, diciamo. Comunque, la mia altra domanda era questa, a parte appunto dirigere delle orchestre, insomma, dal vivo, così scrivi, componi, e componi anche per il cinema, qui c'è ultimo lavoro. Questa è l'ultima fatica. È la colonna sonora del film di Aldo Giovanni e Giacomo, quello, insomma, l'ultimo che è uscito, che è Enrico il Povero e il Maggiordomo. Esattamente. Come si fa a comporre per un film? Cioè, avviene in parallelo alla lavorazione del film, oppure tu vedi il film e poi componi dopo? Come no, funziona? No, comincia prima. In realtà il lavoro per me è cominciato già quando ho cominciato a leggermi la sceneggiatura, che mi hanno dato prima di cominciare a girare. Ho cominciato a metterci qualche idea, a fargliela sentire, e poi si lavora in parallelo. Quindi mentre loro girano le scene, mi mandavano man mano le varie scene provvisorie, diciamo, in modo che io potevo lavorare con le immagini, perché lavorare con le immagini è molto più facile. Certo. Cioè, è facilissimo, cioè, qualcosa ti arriva sempre. Quindi l'immagine ti lancia sempre una piccola idea che poi se tu la prendi, la puoi sviluppare. Quindi. Però mi piace molto lavorare con le immagini, è bellissimo. Le cose... Aldo Giovanni e Giacomo sono simpaticissimi, ma sono dei perfezionisti. Sì, quindi avranno sicuramente voluto, insomma, prendere parte a tutti gli aspetti del loro film, compresa la colonna sonora. Certo, hanno detto la loro, come giusto che sia. Quindi. Hanno idee musicali intelligenti? Ma secondo me sì, secondo me le cose che hanno detto sono state tutte molto centrate, quindi sono stati bravissimi, il film poi è particolarmente divertente. Infatti ha funzionato tantissimo. Quindi. Ma tu come pensi? Pensi con le note in testa? Cioè le visualizzi, le senti? Come quando penso, sì,
Ma in genere non è che visualizzo le note, però sento una melodia, quello sì. E posso, poi la trascrivi? E poi la trascrivo, se è il caso, se è bella, se è qualcosa che può funzionare, la posso trascrivere. A volte la posso anche semplicemente tenere in memoria. Ah, c'è un file a volte, esatto, in cui ripescare. La salvo dentro una cartella. Quest'altro CD invece che cos'è? Questo invece è il mio ultimo, nonché secondo, album solo. Che è Audio uscito Ergo nel, Sum. Audio Ergo Sum, è uscito nel 2012 e sono tutti pezzi miei strumentali, tranne uno che è un pezzo invece cantato da niente più di meno che John Anderson, che tutti voi ricorderete come cantante degli Yes, il famoso gruppo inglese. E adesso sto lavorando su pezzi nuovi. L'hai conosciuto nel tuo periodo londinese? No, ci siamo conosciuti dopo in realtà, ci siamo conosciuti prima del 2010, quindi da poco ci conosciamo in realtà. Marco Sabiu, Audio Ergo Sum. Esatto. Hai detto che ogni tanto quindi ti trovi a pensare. Concentrati, sì, ora, perché sì, si tratta di passare alle 10 domande. Ah, le famose 10 domande, okay. Quindi riscaldati mentre... Mi riscaldo con Edo. Esatto, Edo rilassatissimo perché le saprebbe rispondere tutti. Allora, un'orchestra di quanti elementi ha un'orchestra? Un'orchestra, diciamo, un'orchestra sinfonica completa, sono almeno 70 elementi. Un'orchestra di 70 elementi, sì. è come, scegli tu la similitudine, sì. Una famiglia, sì. Una squadra di calcio, sì. O una caserma? Una caserma. Ah sì, si fanno commenti. Assolutamente, a caserma di quello. Ah sì, voi musicisti, sì, di musica classica. Cioè, ognuno... Sì. E qui, ogni strumento ha la sua personalità, ogni persona la sua... Ecco, quindi sì, la, sì, personalità di un violinista. Ah, un violinista in genere è una persona sofisticata. Non è quello, sì, quello che storce il naso quando gli altri fanno commenti da casa. Può essere anche snob a volte, sì, potrebbe essere snob a volte, però in genere è una persona molto piacevole, in genere sono quelli che poi tirano tutta l'orchestra, perché, certo, il primo violino, che si chiama anche Spalla, è un po' il leader dell'orchestra. Certo. No? Quindi, invece la personalità di un controbassista. Un contrabbassista. Controbassisti sono delle rocce, sono... Anche perché sono strumento solo che devono portarsi dietro. Strumento enorme, strumento importantissimo, fondamentale, le basse, quindi in genere sono persone con i piedi per terra, sono affidabili, okay, molto affidabili. Di un clarinettista? Un clarinettista in genere è una persona divertente. Divertente, che piace scherzare, sono simpatici, sì, 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 sì. Vedi che c'era appunto un legame, sì, lo sospettavo. Il momento in cui dai l'attacco, sì, esatto, vediamolo, sì, esatto, dietro lo fa, ecco, viene ripreso da tutte le telecamere sempre. Quindi, in genere, sì. Studi come farlo un po' di fronte allo specchio per vedere anche... Ma sai quante volte lo provo? Cioè, così, di lato, di dietro... Tutte le angolazioni. Certo, quindi. Chi se ne frega di se è dato giusto, l'importante è che sia venuto bene. Esatto, bene, capisco. C'è una lunga tradizione di musicisti e direttori d'orchestra con capelli lunghi o scompigliati, quindi, sì, li tenete apposta per quel momento in cui date l'attacco? Beh, diciamo che alla prima lezione al conservatorio di direzione d'orchestra, la prima cosa è incontro col parrucchiere, vediamo com'è la pigliatura. Noi diciamo in chat che cerchiamo, quindi, sempre, diciamo, di arrivare in profondità, dopo lo sospettavamo test, che il parrucchiere fosse fondamentale. Sei l'unico, coraggiami se sbaglio, che ha diretto Sanremo per 3 anni di fila, giusto? Sì, mi dicono, ecco, di sì. Quando hai smesso, hai capito perché gli altri reggevano meno? Quando adesso ho capito, ma guarda che in realtà Sanremo è la cosa più divertente del mondo, sì, assolutamente. Il bello di Sanremo è che è tutto condensato, perché dura solo 5 giorni. Sembra una maratona pazzesca, perché quanti brani dovete imparare? Beh, i pezzi sono tanti, poi c'è tutta la preparazione prima dello spettacolo, della parte televisiva, le sigle, gli stacchi, gli ospiti, gli spot, eccetera, eccetera. Però devo dire che è molto divertente, quindi... Sono pronto a farne altri 3, tranquillamente. Dopo un piccolo break, uno, esatto, dice, ok. E sempre tornando, diciamo, a queste grandi kermesse dove si imparano tante tante canzoni, ti sarà mai capitato di dirigere un pezzo che proprio ti faceva schifo? Se c'è un pezzo che faceva schifo, ma no, dai. Invece sì, chiaramente, no, sì, tutti, ma belli, non lo dice, va bene. Tutti belli. Invece, il concerto più emozionante della tua vita? Ah, però questa è una domanda seria. Questa è una domanda seria. Il concerto più emozionante di tutta la mia vita, ma ce n'è stato più di uno, però allora forse più, il più grande, 1980, Zurigo, Allen Stadion, Led Zeppelin sul palco, con John Bonham ancora vivo. Direi che... Concerto
che ha lasciato un segno. Sì. Difficile battere un momento del genere. Sì. E, però torniamo qui, torniamo a noi a Chick Chat. Sì. Sei il compositore, quindi diciamo immaginati un pezzo di accompagnamento a Chick Chat. Quale potrebbe essere? Quale potrebbe essere? Sì. Anche di musica pop, non deve essere, può essere un pezzo di musica classica, può essere un pezzo di musica pop, può essere quello che vuoi. Quale sceglieresti? Come commento musicale, un pezzo divertente, un pezzo, che ne so, qual era quel pezzo? Quello quel pezzo che andava anni fa, che tutti lo ballavano, la Macarena, ecco, la Macarena. La Macarena. Noi di solito usiamo Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper, però la Macarena, ci può stare, non so mai potuto ballare. Scusa, la foto, facciamo il selfie per il nostro Wall of Fame. Grazie Marco, è stato grazie con noi. A te. Ciao, grazie. A te. Ciao, grazie a tutti. Insieme limiti sfocati ormai, io e te conviene alle spalle tutti i guai, progetti riflessi l'un nell'altro in un'unica espressione, respiri simultanei, sincronia di gestualità. Io e te insieme affiatate identità, noi e quel che avviene avvolti nell'intimità, impronte impresse una sull'altra in alchemica coesione, pensieri coincidenti, sinfonia di complicità, un'intesa perfetta, agire di concerto, noi desiderio condiviso, galleggiar sull'emozione, uno all'altro ancorati, comporre sul medesimo ritmo un'unione e noi nuova idea. Io e te insieme compromessi quasi mai, io e te conviene alle spalle tutti i guai, progetti riflessi l'un nell'altro in un'unica espressione, pensieri coincidenti, sinfonia di complicità, un'intesa perfetta, agire di concerto, noi desiderio condiviso, galleggiar sull'emozione, uno all'altro ancorati, comporre sul medesimo ritmo, io e te insieme, un'armonia di palpiti, io e te conviene un autentico contatto, realizzare lo stesso passo, adesione di prospettive, poi noi dita contagiose, conforto sussurrato, nuova idea, io e te, connessione di colori, uscire a cuore aperto, noi e l'umore intrecciato, ricostruire un equilibrio, io e te, noi nuova idea.